Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi dei miei preferiti di questo mese, novembre appena passato. Non è stato proprio un mese particolarmente elettrizzante, ma non perché sia successo qualcosa di particolare. Semplicemente è un mese brutto, non mi piace, un mese molto grigio e non vedo l'ora che inizi dicembre, che sarà un mese molto impegnativo per lo studio, ma tanto felice per il Natale, vacanze, eccetera. Cominciamo subito con la musica del mese. Starò molto ristretta perché presto esce un video sulla mia musica del periodo, dove lì veramente c'è una carrellata di canzoni, quindi ve ne faccio sentire proprio due o tre. La prima è Il cielo nella stanza di Salmo. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ho perso la ragione sei tu che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori. You like the beat of my heart. Fra quintale e quindi boh, non so quale farvi sentire. Hai visto mai uno come me avere cura di come si veste, portare vino e regali alle feste? Hai visto mai gli occhi di chi ha visto tutto? Proposta indecente di Romeo Santos. Che niente vedi. Prodotti del mese, non ne ho usati tanti, ho usato questo correttore di Deborah, si chiama 24 ore Perfect, non so come si fa, correttore in stick, la colorazione è 04, ancora per poco perché mi sto rimpallidendo di nuovo, sempre comunque la pelle un po' olivastra e ne sono felicissima perché almeno ancora adesso non sono un cadavere. Ho mantenuto ancora un po' di colorito, ma come vedete sta pian piano svanendo. E poi ho usato molto questa tinta di Sephora che avete già visto. Questa qui, sempre su questo nude. Il colore è colore 04 di questa collezione di cui non so il nome. Comunque è molto bella, soprattutto la tenuta mi piace da matti perché rimane un sacco. Sono prodotti, diciamo, non make up ma candele. Evito di farvi vedere la My Jolly Candle perché veramente ce n'è, ce ne sarebbe da parlare a vita. Questo mese ho provato anche queste altre. Questo prodotto mi è stato offerto da Jewel Candle, che sono altre candele sempre con gioielli al loro interno, e sono queste due in questione. Le ho apposta volute tenere, diciamo, piene e non bruciarle troppo, anche se questa, vi giuro, è stato un delirio spegnerla perché era buonissima, perché volevo farvele vedere intere come figuravano, perché sono veramente belle, anche il packaging proprio ve lo mandano così, esattamente. Mi hanno mandato due candele, non me l'aspettavo, sempre tramite Octoly. Allora, in una candela che si chiama Gusto Soft Sandalwood, ed è questa qui gialla, abbiamo un orecchino, cioè gli orecchini, e il gusto è un misto tra limone, cannella, spezie, e io sono una alla quale non piacciono le spezie, ma vi giuro che questa, cioè, è proprio buona buona buona. Questa invece sa di pino, avete presente i pini? O non so, quegli oli essenziali, tree oil, non so se lo conoscete, quello che si mette nell'acqua vicino al termosifone, è troppo buono e infatti vedete c'è tutti gli alberelli. E qua invece c'è un bracciale, non vedo l'ora, appena finisco questo video ne accendo subito una perché non vedo l'ora di bruciarle e di trovare i gioielli. Cosa c'è? Adesso ve lo dico in maniera molto precisa. E in ogni candela c'è un gioiello che è argento e questo già lo sapevamo. E però volevo leggervi proprio la descrizione: accialetto in argento sterling 925
E le candele sono di diversi gusti: tronchetto natalizio, tè bianco, sandalo, castagne, magical winter o lici. Costano 29,95 la giara grande, quella piccola costa anche meno. E mi sono piaciute veramente troppo. Avete chiaramente uno sconto del 10% con il codice che vi lascio qua sotto se siete interessati all'acquisto. Un altro accessorio che ho usato in ambito, diciamo, di profumazione è questo. Sono entrata in fissa con i profumatori della Mille Fiori, ma questo lo sapevate già perché ve l'ho fatto vedere anche questo in uno scorso video. Era un altro gusto, era narciso. Questa volta ho trovato l'Iris Blu, che era il mio preferito. Funziona che voi girate i bastoncini ogni tanto e profuma un sacco, ma tantissimo. Il profumo del mese mi rifiuto di farvelo vedere, non l'ho neanche preso, è One Million ovviamente. L'app del mese, i film e i libri sono quelle categorie che elimino perché questo mese non ho fatto nulla di nuovo su questi ambiti. Cover del mese invece ho usato questa, che è nuova di Primark, pagata 2,50€ con tutti i cuoricini azzurri, è molto molto carina. E questa, sempre di Primark, pagate invece 6€, nera, classica, come volevo. Scuola, è un pasto molto dolente, è un mese di studio, lezioni e laboratori e seminari. È un mese di casino, novembre, per noi di infermieristica, perché è il mese centrale. E spero veramente in dicembre, spero, abbiamo meno lezioni, abbiamo molto più tempo a casa per studiare, quindi spero vivamente di farcela perché sta diventando molto 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 dura. Capo d'abbigliamento, questo mese ho usato molte cose, diciamo, invernali e autunnali, ho usato tantissime magliette così. Ve ne ho prese qualcuna, ma i modelli sono sempre gli stessi, tipo questa qui bianca, giusto per farvi vedere, comunque sono sempre a maniche lunghe, e questa con il collo alto, grigia, sono tutte di Bershka. E poi ho usato questo cappellino rosa di Primark, che tantissimo lo sto usando. Le fascette io le amo, sono queste qua, che vanno messe come uno desidera, io non lo so, le metto, dipende da come ho i capelli quel giorno, dipende molto. Così, e l'ho presa anche grigia perché sono due colori che vanno sempre. Ah, un altro capo di abbigliamento che posso dirvi è questo. Sono questi maglioni tipo Dolce Vita con il collo alto e super caldi. Ne ho presi diversi di questo genere. Accessori del mese, sono prevalentemente tutti accessori di anelli, insomma bigiotteria. Ho usato molto questi due anelli che voi ora non vedrete, però provo a mettermeli nel dito, questo e questo qui, che sono i due anelli che ho trovato nelle Jolie Candle, appunto, e ho deciso, ho proprio fatto una cernita, ho buttato via tutti gli anelli vecchi e non di marca, ho deciso di usare solo anelli preziosi perché insomma poche cose ma di qualità. Per le collane continuo ad usare le mie finte che compro, e quindi ho preso questa a strati, diciamo, stratificata. Di me è una collana stratificata tipo così. Adesso devo stare qua 3 ore a snodarmela, però più o meno è fatta così, ok. Accessori di questo mese ho usato solo queste cose, ma poi guardate, non ho neanche le unghie, sono molto molto allo stato brado questo mese. Allora, cose più belle e cose più brutte. Dunque, questo mese, cose più belle, alcuni eventi. A inizio mese sono stata al Random Party, all'Unipol Arena, ci siamo travestiti, è stato molto divertente. A metà mese, il 15 novembre, sono stata al concerto di Vito, sempre qua a Bologna, che sono due ragazzi che suonano, e genere un po' particolare, italiano, però vi consiglio di ascoltarvi le loro canzoni. Un mese in cui ho avuto dei compleanni, insomma un mese un po' così. Cosa più brutta in realtà non c'è stata, nel senso che è un po' lo stress in generale, mi ritrovo con mille brufoli da stress, altre, diciamo, rotture di scatole legate allo stress che potrete immaginare, comunque sono tutte cose che
su di me si riversano a livello fisico e mentale, quindi sono molto molto stressata, molto stanca e avrei solo bisogno di un weekend alle terme senza pensare a nulla, ma non posso farlo perché se io parto e vado in viaggio ora penserei solo allo studio e agli esami e aiuto. Quindi insomma un mese un po' particolare. Niente ragazzi, questo era tutto, io vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere qua sotto com'è stato il vostro mese e vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!